in collaborazione con Siamo a Rocca Verano, sulle colline, mezze montagne, dai, di Asti. Vi parleremo della Robiola di Rocca Verano, un formaggio meraviglioso fatto con queste bellissime capre e con questo meraviglioso allevatore. La corellicoltura o coltura del nocciolo. Oggi ci occuperemo di questo frutto guscio che in Emilia Romagna sta prendendo piede. Certo non è una regione come il Piemonte o come il Lazio dove questo frutto ha delle superfici importanti, però gli agricoltori stanno guardando con interesse appunto a questo frutto. Primavera inoltrata con le fioriture, le esplosioni di colori, ma soprattutto i tantissimi eventi che costellano naturalmente Imola. Una serie di iniziative che accompagnerà per l'intero mese e che avrà un momento conclusivo con il baccanale di primavera. Alle nostre spalle Rocca Verano, insieme a noi c'è la nostra amica capra e Jérôme, allevatore casaro, un passato teatrale in grandi città e poi ha deciso insieme alla sua famiglia di fermarsi qui sulle colline astigiane. Attività di allevatore iniziata quando? Ma io ci sono nato dentro e i miei genitori prima di me avevano deciso di comprare questa cascina qui a Monbaldone, a ridosso di Rocca Verano, e hanno iniziato da Zurigo a Rocca Verano. Hanno iniziato con due capre, due pecore, un po' di orto, un po' di agricoltura varia, non sapendo neanche dell'esistenza di questa Rocca Verano DOP. Poi ci hanno preso gusto, abbiamo visto che qua tutti fanno questa robiola e hanno cercato di imparare a maestrare a farla e adesso. Quindi tu adesso l'azienda sei il patron dell'azienda. Tuo fratello dice un veterinario, quindi mio fratello collabora. È veterinario, mi segue un pochettino la parte dell'alimentazione piuttosto che benessere degli animali e io seguo un po' tutto il resto alla fine. Animali che hanno una vita wild, selvaggia insomma. Sì, nel limite comunque, cerchiamo di combinare il moderno con il rustico, perché comunque la zona non ti permetterebbe mai di fare la grande industria, quindi si combina il pascolo con comunque un'alimentazione molto ben curata dentro la stalla. Grande spazio al fieno, vedevo. Esatto. E niente, sicuramente le nostre capre sono abituate ad andare al pascolo, è la loro attitudine, è la loro vita. La loro vita e Credo che si trasmette anche poi nel prodotto finale, il benessere proprio della capra che esce. Perché chiaramente il foraggio del pascolo è quello che dà anche gli aromi al latte, che andremo a vedere poi dopo come viene lavorato e trasformato in questo formaggio caratteristico e tradizionale. Esatto. Ecco, questa razza, due battute, come si chiama? Allora, queste qua sono praticamente tutte camosciate delle Alpi. Caratterizzata da questa striscia nera sulla schiena e principalmente sono marroni. Nel mio caso ho ancora qualche incrocio con la razza Rocca Verano, che però purtroppo si sta andando a perdere. È una razza che pochi allevamenti ancora tengono. È difficile differenziare, anche il rischio di incesto è molto alto, quindi con la camosciata si tende poi a puntare a quello. Noi avendo 300 animali, comunque se punti su una razza dove non riesci a trovare da fuori un ricambio, ben presto diventa un problema ben presto, mentre con la camosciata delle Alpi
comunque si trova. C'è un mercato della genetica. Sul mercato della genetica si trova un ricambio ed è una capra molto molto valida e poi è l'unica tra le due razze che è permessa da regolamento del disciplinare del consorzio. Sì. Ecco, sono animali che a fine lattazione quanto ti danno come latte? Diciamo che di media siamo intorno ai 3 litri e mezzo al giorno su due mungiture. Chiaramente facendo il pascolo e tutto hai un calo rispetto a quello che potresti fare senza il pascolo, però sono molto soddisfatto alla fine come produzione è molto valida. Poi immagino ottima qualità del latte. Sì, assolutamente, assolutamente. Ecco, questi animali vanno al pascolo sui tuoi terreni? Noi le portiamo al pascolo, infatti vedi sono molto docili perché comunque sono abituate ad andare in giro con noi. Avendo un grosso numero, a parte adesso il pericolo del lupo che comunque c'è e non è da trascurare, c'è anche il pericolo comunque che ti rovinino i boschi piuttosto che i terreni, perché poi la capra se tu non la porti si sceglie una zona. È invasiva. E fa pulizia, mentre se la porti al pascolo puoi fare una rotazione dei posti dove vai, il tempo che torni di nuovo allo stesso posto, la natura si è già ripresa molto bene e funziona molto bene, devo dire che anche la varietà di piante che crescono, cioè crescono orchidee di ogni genere, quindi già vuol dire che l'ambiente, la natura sta molto bene. Quindi tu hai anche un ruolo fondamentale per far sì che queste colline che altrimenti sarebbero inutilizzate sicuramente loro fanno il loro, assolutamente. Le capre bene o male sono l'unica maniera per mantenere attiva questa zona, anche perché le pendenze sono decisamente notevoli qua, quindi è un allevamento che in zona si è sempre fatto, cioè in questa parte del Piemonte sicuramente, ma adesso della Roccaverano ci sono testi di Plinio il Vecchio che già ne parlava, quindi okay. qualche mese diciamo che il prodotto è noto esatto. Notoriamente era un gran buongustaio anche, quindi. sì no, è un prodotto che esiste già da centinaia e centinaia di anni. Bene, a questo punto abbiamo visto dove vivono, cosa mangiano, come camminano, loro sono 4x4, noi no, e andiamo verso il caseificio a capire come il latte viene lavorato. Bene, siamo arrivati in caseificio, che è un po' il cuore pulsante dove il latte viene lavorato. Lavorazione molto delicata perché, ricordiamo, è una lavorazione fatta a latte crudo. Puoi dirci in due battute cosa vuol dire crudo rispetto a pastorizzato? Beh, latte crudo, praticamente la pastorizzazione avviene quando scaldi il latte in maniera da uccidere i batteri buoni e cattivi, tutto quello che potrebbe darti fastidio successivamente, certo, sull'alimento. E quindi scaldi il latte, ci scaldi il latte, una temperatura. Tu porti il latte a essere sicuro da mangiare e finisce lì. Lavorando il latte crudo invece tu tieni il latte così com'è, ma devi ovviamente nel nostro caso aggiungere dei fermenti che ti permettono di lavorare il latte crudo e ti rendono il latte sicuro. Quindi è una lavorazione molto più rispettosa del latte e anche dei suoi aromi. Sì, assolutamente. Il latte nel nostro caso invece di essere scaldato viene raffreddato per essere mantenuto così com'è. Quindi noi dal momento in cui esce il latte viene subito raffreddato, anziché... Quindi lo preservi col freddo e lo porti in caseificio? E lo porti in caseificio e viene lavorato a 20 gradi. Ecco, e il cuore, diciamo, la tua firma è questo latte innesto? Il latte innesto, sì. Il latte innesto è un fermento come potrebbe esserlo per esempio il lievito madre, e con questo latte innesto che è autoprodotto vai a creare un latte così acido da eliminare i batteri cattivi, ma mantieni quelli buoni. Quindi hai un latte che è stabile, ben lavorabile, ma ricco ancora di quelle caratteristiche proprie della tua stalla. Esatto. Ecco, la robiola come formaggio, se dovessi merceologicamente spiegarcelo, è un formaggio? È un formaggio a pasta molle che
diciamo, principalmente consumato fresco o comunque affinato nel giro di un mese della stagionatura. Inizia a diventare un po' più dolce dopo 10-12 giorni, che perde quell'acidulo del latte innesto. Quindi lì inizia il suo momento di gloria, diciamo. Sì, esatto, e lì è forse quella più amata dal pubblico. La puoi portare fino a 2-3 anni, diventa poi molto più forte, molto più piccante. C'è chi la mette sott'olio, chi la mette come noi nelle foglie, ci sono varie tipologie poi di stagionatura. Ogni consumatore sceglie la robiola che gli è più vicina, insomma, come gusto. Dopo aver mischiato il latte acido della sera, quindi tu aggiungi il latte innesto alla sera, il latte fresco, questo durante la notte va ad acidificare. Lo mischiamo con il latte fresco del mattino e tutti i giorni lo lavoriamo. Viene aggiunto il caglio e viene versato dentro a questi barattoli. Qui avviene la coagulazione, che nel giro di 22-24 ore si inizia a separare la parte liquida, quindi il siero, dalla parte grassa, quindi il formaggio. Quindi abbiamo la barattilata, aggiunto il siero innesto, l'abbiamo messo a riposare per far sì che... quelle 22 ore. E come vedi, dopo 22 ore si separa già la parte liquida dalla parte grassa. Quindi il siero sarà la parte che non utilizziamo come consumatori finali. Esatto, quello viene lasciato spurgare naturalmente, non viene né tagliato né pressato, viene lasciato spurgare da solo. Perfetto. Quindi a questo punto il siero se n'è andato, abbiamo queste formelle, diciamo. Abbiamo queste formelle qua, che vengono poi girate e salate la prima volta. Il colore è molto bianco ed è un po' una caratteristica del latte di capra, quella di essere sempre... Sì, sì, all'inizio sì, poi chiaramente inizia a diventare giallo intorno, perché la muffa naturale del latte di capra è questo Geotricum, che è una muffa... È il suo bello, insomma. È una muffa che senza inoculazioni, senza pastorizzare, viene naturalmente sul latte caprino. Beh, a questo punto dicevi che viene salato e poi prosegue la lavorazione. Viene salato, al pomeriggio viene rigirato e salato sull'altro lato, poi viene tolto dalle fuscelle, messo sulle griglie dove può ulteriormente ancora asciugare. E per la stagionatura viene fatto un veloce lavaggio in salamoia, che gli agevola la formazione della muffa che noi cerchiamo. Ecco, perché comunque con l'umidità in superficie tu agevoli la formazione delle muffe. Ecco, voi avete fatto un caseificio veramente aperto al pubblico in tutti i sensi, perché sì, queste bellissime vetrate consentono di vedere da chi è fuori, senza entrare, quindi senza rischiare di contaminare la lavorazione, quello che sta accadendo dentro. Immagino che sia una specie di museo a cielo aperto, molto apprezzato anche di chi viene da voi. L'idea è quella di far vedere alla gente che il prodotto viene ancora lavorato con le mani e che non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è nulla da nascondere. Il tuo consumatore quale robiola preferisce? Quella di 2 settimane è quella che va di più, quindi già con la muffetta ben formata intorno, dolce ma non troppo forte, non ancora piccante, diciamo. Proseguiamo con la lavorazione, andiamo a vedere le celle di stagionatura. Sì. Allora, questa bene, qua... qui entriamo un po' nel tuo caveau, dove le tue robiole diventano grandi. Esatto, qui è si vede la prima formazione di questa muffa che noi abbiamo tanto. Infatti vedi che non è più bianco, esatto. Ma inizia a formare la sua prima pellicina, tanti la chiamano. Spero che non la buttino via. È una lotta, perché comunque la gente spesso la vede come una crosta, mentre è la parte più preziosa del nostro formaggio, è proprio quella che gli dà il gusto. Quindi, e noi, momento ufficiale, la robiola va mangiata intera. Non buttate via la buccia della robiola, perché la robiola non ha la buccia ed è la parte migliore. Obbligatorio. Momento formativo chiuso, scusa.
altrimenti le buzze tenetele e vengo a prenderle io. Ecco, qui Jérôme, entriamo in una delle tue celle dove tu accompagni le robiole nel loro percorso di crescita. Sì, qua andiamo diciamo a rallentare un pochino la stagionatura, perché ovviamente loro, se le lasci a 20 gradi, correrebbero. Qui vediamo già la formazione di quella muffettina gustosa di cui parlavi prima. Esatto, e qua permettiamo alla robiola di asciugare anche un pochino, così che rimane un po' più compatta. E quindi fra qualche giorno tu la carichi, la confezioni e la porti nei tuoi, immagino, ristoranti, negozi alimentari. Ecco, poi alle tue spalle c'è invece una cosa molto curiosa, che è un po' la vostra firma aziendale, diciamo. Sì, ci racconti cosa sono queste bellissime robiole molto gialle? Ma perché sono gialle? Questa è stagionata nella cera d'api. È stata un'invenzione nata dalla necessità di comunque stagionare, differenziare un pochino. Ai tempi magari era ancora utilizzato molto di più il mettere il formaggio sott'olio. Come conservazione, esatto. Quella è già una conservazione che permette di bloccare l'asciugatura e anche il fatto che non diventa più così piccante. Invece la scelta dei fiorellini è artistica. Quella è artistica, sì, sì. Quindi sono fiori che raccogliete, fiori e piante, insomma, che raccogliete voi. Li pressiamo nei libri, li lasciamo seccare, li aggiungiamo sull'ultimo strato di cera. Quindi può essere un'idea regalo molto particolare, sì, per chi sì, vuole no, portarsi infatti, a casa. In genere vanno molto sotto le feste, è una cosa un po' particolare, non è una roba da tutti i giorni come la Rocca Verano, che invece credo che la gente del posto, la maggior parte della gente del posto ha una Rocca Verano sempre sul tavolo. Non manca mai. Non manca mai. Come un pezzo di parmigiano reggiano per chi è emiliano. Esatto. E dopo aver scoperto come nasce la robiola di Rocca Verano, andiamo in pubblicità, dopo avremo Claudio Ferri e noi torneremo con un ristoratore per capire come viene utilizzato questo meraviglioso formaggio a tavola.